di studentesse e di donne maggiori che sanno architettura, in qualche maniera i risultati sono ancora migliori. Da qui partiamo. Io sono rettore politecnico da un paio di mesi, con una grande responsabilità. 42.000 studenti che scommettono 5 anni della loro vita sull'istruzione al Politecnico di Milano, un'istruzione che gli deve permettere di rimanere sul mercato del lavoro per i successivi 40 anni, è qualche cosa che fa chiaramente tremare i polsi. Però la responsabilità non ci spaventa, ci rende vivi e ci dà la possibilità di in qualche maniera di pensare sempre avanti, fino ad avere un sogno, perché se non si ha un sogno in qualche maniera è difficile poi proseguire. E qual è il sogno? Il sogno è di avere un'aula magari diversa, lontana da cattedra e banchi, un'aula interattiva, un'aula in cui si legano e si in qualche maniera si riducono le differenze, però un'aula con delle grandi caratteristiche, di essere multidisciplinare, di essere multietnica e di essere multigenere, perché soltanto nel momento in cui abbiamo una diversità abbiamo un valore. Quindi da questo è il primo concetto su cui in qualche maniera dobbiamo soffermarci. Tra l'altro la consapevolezza che la diversità ha un valore, secondo me, non è oggi molto popolare. Se noi ci guardiamo intorno a quello che sta succedendo, oggi la diversità spaventa più che in qualche maniera essere considerata un valore. Allora chiudo nei 2 minuti che mi sono stati detti dicendo che io credo che questa consapevolezza che il nostro paese e forse la nostra Europa può dare, cioè del valore che la diversità ha, in qualche maniera può dare veramente la spinta nel prossimo futuro e il futuro stesso al nostro paese e alla nostra Europa. Per cui su questo e su questa diversità e su questo grande valore che noi abbiamo nel nostro patrimonio femminile al Politecnico, io vi ringrazio.